10 febbraio si celebra il giorno del ricordo legato all'orrore delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano-giuliano-dalmata tra il 43 e il 47. Anche Cittadella si prepara a rendere onore ai tanti civili uccisi dalla brutalità dell'uomo e far conoscere una delle pagine più tristi della nostra storia, soprattutto alle giovani generazioni, togliendo qualsiasi connotazione politica. È una tragedia che ha visto dei morti innocenti e che sono stati dimenticati per tanti anni e non può avere un'etichetta politica. Noi dobbiamo ricordare la nostra storia, soprattutto quella storia negativa, quella tragica, e farla conoscere ai nostri ragazzi, libera da tutto, in modo che i nostri ragazzi imparino e soprattutto queste cose poi non avvengano più nel prossimo futuro, cosa che invece ancora oggi invece sta accadendo. Un pezzo di storia che per anni è stato taciuto. Dal punto di vista storico probabilmente è sempre stato difficile riuscire ad interpretare una storia che è sempre stata troppo divisiva e troppo difficile da comprendere. In sostanza siamo abituati a dividere il mondo tra buoni e cattivi, bianco e nero, in modo che ci sia sempre una contrapposizione tra due parti. La storia del confine orientale italiano invece ha sempre visto tre parti contrapporsi. Quest'anno abbiamo una conferenza stampa del giornalista Fausto Biloslavo che mostrerà e presenterà il suo libro sulle verità infoibate, quindi l'argomento riguarda principalmente la tragica situazione delle foibe. Dopodiché, proprio qui nell'atrio del Comune Cittadella, grazie all'Unione degli Istriani, abbiamo allestito una mostra che riguarda Goliotok. Cos'è Goliotok? Goliotok è un'isola che si trova nell'arcipelago dalmato, destinata a Tito come campo di internamento, anzi campo di rieducazione. E a sostegno di questo c'è anche un video del signor Borme, che è uno dei pochi sopravvissuti a questo campo di internamento.